Rosa Louise Parks nacque il 4 febbraio 1913 a Tuskegee, in Alabama. È stata una figura fondamentale nella storia del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Cresciuta in un ambiente segregato, Rosa Parks affrontò fin da giovane la discriminazione razziale, il che forgiò il suo impegno nella lotta per l'uguaglianza. Negli anni 50, Montgomery, in Alabama, come molte altre città del sud degli Stati Uniti, era caratterizzata da leggi di segregazione razziale. Queste leggi imponevano una rigida separazione tra bianchi e neri in tutti gli ambiti della vita pubblica, inclusi i trasporti pubblici. Sugli autobus, i neri dovevano sedersi nella parte posteriore e cedere il posto ai bianchi se necessario. L'1 dicembre 1955, Rosa Parks, che lavorava come sarta in un grande magazzino, salì su un autobus dopo una giornata di lavoro. Si sedette in un posto libero del bus. Quando l'autobus si riempì e un uomo bianco rimase in piedi, l'autista dell'autobus, James Fred Blake, chiese alla Parks e ad altri tre passeggeri neri di cedere i loro posti e spostarsi più indietro. Mentre gli altri obbedirono, Rosa si rifiutò di muoversi. L'autista chiamò la polizia che arrestò Rosa per aver violato le leggi sulla segregazione. La sua azione, a differenza di quello che talvolta si pensa, non fu un gesto impulsivo. Lei era un'attivista per i diritti civili, membro dell'Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone di Colore, e aveva frequentato corsi sulla non violenza e sul suo metodo di applicazione per affrontare ingiustizie sociali. L'arresto di Rosa Parks diede inizio al boicottaggio degli autobus di Montgomery, organizzato dal movimento di protesta, guidato dal giovane pastore Martin Luther King. Il boicottaggio iniziò il 5 dicembre 1955, il giorno in cui la Parks doveva comparire in tribunale. Il boicottaggio vide la partecipazione massiccia della comunità afroamericana di Montgomery, che rappresentava circa il 75% degli utenti degli autobus. Per oltre un anno, i neri di Montgomery evitarono di usare gli autobus pubblici, organizzando sistemi di condivisione delle automobili, taxi alternativi, oppure semplicemente muovendosi a piedi. Il boicottaggio durò 381 giorni e portò a enormi difficoltà economiche per il sistema di trasporto pubblico di Montgomery. La protesta culminò il 13 novembre 1956, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionali le leggi sulla segregazione sugli autobus pubblici. Il successo del boicottaggio degli autobus di Montgomery non solo segnò una vittoria significativa per il movimento per i diritti civili, ma rappresentò il primo importante passo per la lotta per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti. Dopo il boicottaggio, Rosa Parks e suo marito Raymond, che avevano subito minacce di morte e si ritrovarono ad affrontare difficoltà economiche a causa del loro ruolo nella protesta, si trasferirono a Detroit. Rosa continuò il suo lavoro per i diritti civili e lavorò come segretaria per il deputato John Conyers. Rosa Parks ricevette numerosi riconoscimenti per il suo coraggio, tra cui la Medaglia d'Oro del Congresso nel 1999. Morì il 24 ottobre 2005 all'età di 92 anni. L'eredità di Rosa Parks è indelebile. La sua semplice ma potente azione di resistenza ispirò milioni di persone e contribuì a innescare una serie di eventi che portarono a cambiamenti fondamentali nelle leggi degli Stati Uniti. Concludiamo questa breve presentazione della figura di Rosa con una sua famosa frase. Dicono sempre che non ho ceduto il posto perché ero stanca, ma non è vero. Non ero stanca fisicamente, non più di quanto lo fossi alla fine di una giornata di lavoro. No, l'unica cosa di cui ero stanca era subire.